Villa Comunale si sta presentando questo progetto sportivo che riguarderà proprio la città di Rogliano, che riguarda un po' tutta l'area del Saputo. Saputo Trail Run, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una gara, una corsa in montagna che si effettuerà domenica 3 luglio su un percorso meraviglioso qua a Rogliano. È una gara organizzata da quattro amici, un'idea avuta quasi per gioco, tra un mio atleta che si chiama Giuseppe Buffone, lui è anche corridore di vecchia data, Roglianese Rock, e Daniel Kunderi e Bruno Sicilia, dell'associazione ANIR. Domenica si partirà verso le... si ritrovo con tutti gli atleti che arriveranno dalla Calabria, dalla Sicilia, speriamo anche dalla Puglia. Al momento sono più di 50 gli atleti che parteciperanno. Il percorso si svilupperà su 12 km, tutto nell'area verde del Saputo. Si arriverà alle cascate di Cannavina, si risalirà di nuovo per le varie ponte antico di Rogliano, tutte queste varie vecchie strutture che ci sono nel borgo del Saputo. E niente, 12 km, poi ci sarà una gara non competitiva che si svilupperà in 5 km, che è stata organizzata dove gli atleti partiranno sempre dallo stesso punto dove partiranno anche gli atleti agonisti. Si arriverà alle cascate di Cannavina e poi rientreranno abbiamo organizzato il rientro con la navetta che li porterà di nuovo nel punto di partenza. Parliamo di numeri, al momento ancora le iscrizioni, se non sbaglio, sono aperte, ma quante persone sono state al momento coinvolte? Al momento sono state coinvolte, ripeto, circa una cinquantina di persone. Ti posso dire che per noi è stato già avere questa iscrizione è stata una grande soddisfazione, perché sappiamo che veniamo da un periodo abbastanza particolare con il Covid, eccetera, eccetera. Le gare stanno ripartendo, il movimento sportivo sta ripartendo, quindi stiamo cercando di fare il massimo, ma sapendo già con una sorta di consapevolezza che comunque non si poteva fare delle numeriche importanti, anche perché questa è la prima manifestazione, la prima che cerchiamo di portare, sarà sicuramente la prima di una lunga serie. Riconoscimenti dalle associazioni locali, ma c'è chi invece come la FIDAL, se non sbaglio, vi affianca in questa avventura? Sì, c'è la Federazione di Atletica Leggera, infatti ringrazio il presidente Vincenzo Caira, il responsabile del settore master della corsa in montagna e corsa su strada Gianfranco Milanese, che ci sta affiancando in questo percorso. Abbiamo fatto una sorta di gemellaggio tra questa gara del Trail Saputo e la gara della Certosa che sarà l'11 di settembre a Serra San Bruno. In queste due gare i partecipanti prenderanno vari premi, se faranno in base ai punti che prenderanno in questi due percorsi. Ci stiamo muovendo su questa cosa qua, sembra che le cose stanno andando per il meglio. Dopo questo brutto periodo cerchiamo di ripartire. Un'idea nata da quattro amici, uno di questi è Bruno Sicilia, che si occuperà di percorso e sicurezza. Sì, del sentiero. Voi, come tutti sapete, come associazione abbiamo già iniziato diversi anni fa un percorso escursionistico nella Valle del Saputo e oggi questo percorso escursionistico lo intendiamo comunque dedicarlo a un'attività sportiva, con la convinzione che possa portare anche una certa visibilità, no? Sul territorio, sulle nostre bellezze artistiche, naturalistiche e storiche. Andiamo velocemente per dire che correranno lungo un centro storico, vedranno e correranno anche sulla parte naturalistica, ma è quello che più interessa il sentiero. Allora, noi il sentiero intendiamo percorrerlo anche e farlo conoscere anche a chi sta alla partenza e anche all'arrivo, perché poi è un circuito ad anello, quindi da dove si parte si arriva. Quindi faremo un po' anche come il Giro d'Italia, ovvero saremo dislocati noi come associazione su tutto il percorso. Quando passeranno gli atleti diremo proprio il punto esatto dove passeranno i primi e lo speaker, che è Piero Tucci, darà delle indicazioni proprio nella fattispecie sulla parte storica di questo sentiero. Quindi quando passerà da Cappuccini Vecchi, dal ponte di Tavolaria, spiegherà che cos'è il ponte di Tavolaria, che cos'è accaduto alla Perla d'Avrigogna, i percorsi che riguardano praticamente la parte della via dei Vigneti e così via. Quindi anche chi sta al centro storico aspetterà, quindi i presidenti, le famiglie che aspetteranno gli atleti, seguiranno, grazie alla voce dello speaker, tutto il percorso. Siamo con Daniel Kunderi, caro Daniel,
arte, cultura, natura, sport, è un insieme che questo saluto trail runner sta mettendo insieme. Sì, domenica 3 luglio ci sarà la prima edizione del Saputo Trail Run, tre parole magiche per conciliare arte, cultura, sport, i valori più alti che uniscono queste tre attività. Si partirà la mattina presto, verso le 9.30, da Piazza Morelli, nei pressi della storica chiesa di San Giorgio. Già questo è uno dei monumenti che riprende storicamente il tema delle 12 chiese del paese di Rogliano, per poi continuare attraversando il centro storico, il nostro pittoresco centro storico, Corso Umberto, e scendere a valle verso quella zona che noi denominiamo Camina o Pantano, e la via Chiaia e la vecchia mulattiera che arriva al ponte di Tavolaria del 1592. Quindi attraverso un giro ad anello circolare poi si ritorna dalle contrade Sperti, Lucerta, fino al punto di partenza. Quindi durante questo percorso abbiamo cercato di riassumere tutto ciò che contraddistingue culturalmente e artisticamente il nostro territorio attraverso lo sport. Non dimentichiamo che Rogliano è la città per eccellenza degli scalpellini, conosciuti in gran parte dell'Italia, che hanno fatto la storia della nostra storia dell'arte, e il Saputo in particolare è il luogo d'elezione dell'arte del muretto a secco, che da pochi mesi è sotto l'egida dell'UNESCO. È una prima edizione, quindi l'emozione è tanta, e devo ringraziare i miei compagni di viaggio, in primis Bruno Sicilia, Carmelo Servidì e Pino Buffone, perché tra di noi c'è stata una grande sinergia e sintonia sin dalle prime battute. Daniele, anche questa è promozione del territorio. Sì, certo, soprattutto lo sport unisce tutti, donne, uomini di qualsiasi categoria ed età. E ci saranno infatti tantissime premiazioni che vanno dai vincitori assoluti maschile e femminile fino ad arrivare alle categorie dei bambini e anche delle persone più anziane. Vorrei sottolineare l'aiuto sostanziale di un'associazione che opera sul Saputo da diversi anni, ovvero ACREG, l'associazione Equestre di riabilitazione, che attraverso le ragazze e i ragazzi che frequentano questa struttura ci aiuteranno a rendere più colorata e vera, autentica la competizione. Un particolare che si nota è che i premi sono stati anche e sono oggetti di artigiani locali, quindi il Saputo esprime in tutte le sue sfaccettature quello che sa fare. Certo, è stata una sorta di chiamata alle arti e non alle armi. Abbiamo coinvolto tanti artigiani, li ricordo a memoria, non vorrei dimenticarli, da Francesco Burrascano, Francesco Sicilia, Monica Miglio, Telemaco Tucci, Sandro Sottile, Emilio Iorno, Carmine Calabrese, e magari qualcuno mi sfuggirà, Francesco Arabbia, che è un mosaicista molto noto non solo nella nostra regione ma anche oltre. E dire che in questo non c'è stata competizione e gara, abbiamo, per la bravura dei nostri artigiani e artisti, abbiamo fatto un sorteggio, e quindi ognuno andrà a riempire la casella giusta al momento giusto durante la fase finale della gara. Allora possiamo dire a Daniele e a tutti quanti buona corsa. Grazie, buona corsa a tutti, grazie a voi, evviva!